era solo questione di numeri, non poteva essere diversamente nella città di Pitagora. Non si poteva assolutamente anticipare i festeggiamenti se prima la matematica non avesse dato ragione allo splendido percorso dell'armata rossoblù. Al triplice fisco del signor Pinzani di Empoli scoppia la festa. La città, da diversi giorni avvolta nei colori rossoblù, si ritrova quasi interamente per le strade a festeggiare un sogno divenuto realtà. Un sogno su cui in pochi avrebbero scommesso la vigilia. È arrivato invece il momento di entrare nell'Olimpo del calcio italiano, di toccare con mano una realtà che i più grandi hanno vissuto a suo tempo mescolandosi tra una miriade di colori appartenenti a società di altre realtà sociali, che nulla avevano a che fare con la città di Crotone, quasi costretti a tifare per altre squadre per non rimanere indietro e non essere inferiori a nessuno. Chi avrebbe mai immaginato di vivere intensamente invece questa grande emozione? Ci piaceva tifare Juve, Milan, Inter perché giocavano in Serie A, ci piaceva guardare in TV le geste di Rivera, Riva, poi Tardelli, Rossi, Baggio, perché erano nel calcio che conta, quel calcio sempre molto distante da noi. Adesso ci siamo anche noi e la festa scoppiata resterà indelebile nei nostri ricordi perché è la prima volta e anche se ce ne saranno delle altre non sarà mai come oggi. Una festa che durerà giorni e farà capolinea all'altra grande festa della nostra città, quella della Madonna di Capocolonna. Come se tutto dovesse coincidere per dare inizio ad una svolta, perché il Crotone in Serie A non passa inosservato. E non è solo un argomento sportivo, è motivo di rilancio, di riscatto e a discapito del mero campanilismo accomuna tutta una regione. Il rosso della passione intensa, libero di volare in un cielo sempre più blu.